Sì, mitica inquadratura. Indovinate dove mi trovo? A Brescello, location dei mitici film di Don Camillo in lunga tunica e dell'onorevole Peppone con il suo mitico baffo. Bellissima giornata, si arriva a Brescello attraverso il treno della linea Parma-Suzzara. Vi do una panoramica di questa bellissima piazza. Vi sto inquadrando la chiesa di Santa Maria Nascente. Poco fa hanno suonato le campane. Bellissima giornata, come potete vedere. Vi devo dire che nel film la piazza sembra più grande di quello che è in realtà. Vi sto inquadrando anche il municipio, dove c'è una locandina che ricorda la saga e dice: ecco il piccolo, ecco il paese, ecco il piccolo mondo di un mondo piccolo. Abbiamo Giovannino Guareschi e i suoi baffi, Peppone che guarda Don Camillo e la chiesa di Santa Maria Nascente. Case con i portici, come potete vedere. Si respira pace e tranquillità in questo posto. Veramente bellissimo. Proprio quasi vorrei dire fuori dal mondo, perché si parte da Parma e la sua vitalità, si arriva qui e c'è proprio una pace bellissima. I pavimenti sono misti a ciottoli. Abbiamo i portici un po' ripresi in diverse strade, la locanda Guareschi, ci sono anche dei tavolini con i gazebo chiusi, cioè con le tende chiuse, scusate, sono emozionata. La chiesa è bellissima, c'è un campanile alla sinistra e lateralmente due statue. Turisti che si fanno le foto. Un negozio di souvenir, il caffè Peppone e ovviamente anche il caffè Don Camillo, che non deve essere da meno. E beh, bellissimo, bellissimo. Se venite in Emilia Romagna, passando per Parma, fate un salto anche a Brescello perché la località merita. Lo dico io che sono, sono emozionata. Ho preso aereo e treno per essere qui. Niente, è bello guardare quei film ed esserci anche di persona. Devo anche dire che queste statue sono anche tangibili, ricche di dettagli. La statua di Peppone è una statua che Peppone che sta salutando. È stata fermata la statua mentre saluta con il mitico baffo, l'unità in tasca. E la borsa da lavoro. Questa è una statua, non so, credo sia 1,70 m. Sicuramente è una statua anche tangibile per i non vedenti, ricca di dettagli. Guardate i dettagli degli occhi, dei baffi, il foulard annodato, il giornale ripiegato. Il cappello, i bottoni, si vede la cintura, ecco Peppone e il suo mitico baffo. Andiamo a conoscere Don Camillo. Sto attraversando la piazza. Molto silenzio oggi, quindi sicuramente. Guardate, cioè, la vita qui scorre lenta, una vita lenta per apprezzare anche al meglio. Adesso vi descrivo la statua di Don Camillo. Allora, la statua di Don Camillo, anch'essa tangibile. Ci mostra Don Camillo mentre
mentre sta salutando, c'è una persona che sta facendo delle foto, poi devo mostrare Don Camillo. Bellissimo. Andiamo su Don Camillo, questo è un video in diretta, non è preparato. Eccoci, Don Camillo. Sicuramente, come già detto, anche questa statua è tangibile per i non vedenti. Abbiamo Don Camillo che saluta, ecco la sua mano aperta per essere accogliente. Espressione sorridente, i denti, diciamo così, non mi viene il nome del berretto, scusate. Il breviario in mano con il segnalibro, lunga tunica con i bottoni. Si vedono anche le mitiche scarpe. E qui c'è una targa che ricorda 2 giugno 2001, 50° anniversario del primo film di Don Camillo, il comune di Brescello, Reggio Emilia, assessore turistica Pro Loco Brescello. Ideazione e scultura Andrea Zangani. Capelli corti. Altezza apparente credo 1,70 m. Sembra quasi che ai lati i due si stiano salutando. Quindi dal mitico luogo di Brescello porgo i più cari saluti a voi tutti con l'inquadratura dei due nemici, tra virgolette, ma che si vogliono comunque bene. Buona giornata da Brescello. Scusate, ok.